Grazie per la linea. In redazione con noi abbiamo un gradito ospite, Pietro Perotti, del comitato organizzatore della Placentia Half Marathon. Naturalmente buongiorno, benvenuto. Grazie a te, buongiorno a te e a tutti. Facciamo un bilancio di quest'ultima edizione, ancora virtuale, naturalmente guardando già alla prossima con fiducia e ottimismo. Ma cominciamo da ieri, dall'ultima settimana, che comunque è stata una bella festa. Sì, è stata davvero una bella festa, è stata una festa inaspettata, diciamo, non speravamo quando si è ipotizzata di organizzare le manifestazioni in questo modo che potesse andare così bene, che ci potesse essere così tanta partecipazione. E poi ci sono state alcune cose estremamente particolari che fanno sì che si possa ripetere questo modo di organizzare la manifestazione, anche se naturalmente speriamo che sia l'ultima volta che si possa fare solamente così. Cioè, quindi un binario parallelo. Certo, sicuramente deve essere e può essere così. Guarda, ti faccio qualche esempio. Abbiamo ricevuto una foto bellissima, semplice, ma da una persona, non credo che sia italiano perché dal nome non lo sembra, che ha corso a Varsavia. Non so come mai, non so perché, però lui ha corso a Savi ci ha fatto e ci ha mandato la foto. Poi ce ne sono altri due invece, tanto per dire un'altra cosa diversa, due piacentini che si trovavano in Liguria, nella casa in Liguria, e hanno voluto correre ugualmente, partecipando così all'iniziativa della propria città, pur essendo via da casa. E questi sono già due modi particolari che normalmente non avrebbero potuto partecipare, invece in questo modo ce l'hanno fatta. C'è un'altra cosa che guarda, veramente meno ci ha fatto molto piacere, anche questa esemplificazione, diciamo di cosa si può fare, di cosa può essere questa iniziativa, una maestra di rotofreno che ci ha scritto proprio oggi è riuscita a far partecipare tutte le sue classi 5 in un modo molto particolare. Ha detto: ne abbiamo parlato e i bambini appena gli ha proposto, diciamo, di poter partecipare alla presidenza Half Marathon, hanno detto tutti sì. Nel momento in cui gli ha detto c'è da fare 21 chilometri, gli hanno detto tutti no, perché 21 chilometri in effetti sono un po' troppi. Però i bambini stessi gli hanno detto, praticamente alla fine di un certo discorso e ragionamento, gli hanno detto: ma non hai sempre detto tu che l'unione fa la forza? Facciamone un po' per uno. E quindi praticamente hanno corso almeno un chilometro test, ma proprio corso, e hanno quindi fatto molto, molto più dei 21 chilometri. Cioè questo è un altro modo, diciamo, da un piccolo spunto che abbiamo dato noi, diciamo, con questa proposta, per creare veramente delle cose molto positive. E questa cioè, è la soddisfazione più grande, insomma. Prima di salutarti ti chiedo proprio una cosa su questo, con sì. Tutto l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e le difficoltà del caso, pensare un'alternativa, ma proprio questo grande riscontro fa capire della traccia importante che avete lasciato e che state lasciando e che lascerete con questa manifestazione. Ma io credo di sì, cioè, una cosa bella di questa manifestazione è proprio quella che a Piacenza si è creato un insieme di persone, di associazioni, di enti che tutti insieme lavorano per un'iniziativa. È una cosa che non capita, cioè non capita da nessuna parte. Noi siamo in contatto con tanti e nessuno ha una realtà come la nostra. Di solito sono cose professionali, sicuramente di più, però non così. E questa è una ricchezza della nostra città. E anche per questo noi avremmo potuto tentare di realizzare la manifestazione come in qualche altra città hanno fatto, ma non l'abbiamo voluto perché non volevamo pesare su tutte quelle associazioni che in questo momento stanno lavorando, ben facendo un'altra maratona, quella contro il Covid, che hanno lavorato, che soprattutto sono le forze sanitarie, la protezione civile, i tanti volontari che poi sono sempre i soliti. Quindi avremmo pesato su di loro ed era quello che assolutamente non volevamo. E è andata bene così, insomma, così. Sì, resterà comunque nella storia. Grazie per la testimonianza. Sì. Grazie a te, grazie a Radio Sound. Grazie a Pietro Perotti del comitato organizzatore della manifestazione per essere stato ospite di Radio Sound Piacenza 24.